È la 31ª edizione del Festival della Pizza al Piatto. Siamo a Bevagna, presso gli impianti sportivi. Si inizia con la gara di ciclismo per ricordare quello che è un carissimo amico, quello che è l'avventura di una persona che ha dato tanto a Bevagna, che ha dato tanto allo sport. Il trofeo Umbrania che per tanti anni abbiamo seguito. Ma torniamo al Festival della Pizza al Piatto. Questo Festival della Pizza al Piatto che il Centro Sociale Capro organizza da 31 anni e pensate che in 30 anni non è una festa normale, non è la classica sagra paesana che tutti conosciamo e che tutti possiamo ricordare in tante mille occasioni. È una festa di solidarietà. 150.000 euro donati all'Associazione per la lotta contro il cancro in questi anni, in 30 anni, ogni anno qualcosa di utile, di importante. Non si raccolgono i soldi per fare qualcosa per il paese, si raccolgono soldi per la solidarietà e questo è qualcosa di particolarmente straordinario. Nel Festival della Pizza al Piatto, dove vi faremo vedere poi dopo nella cucina quello che si prepara dal cinghiale a quello che è l'agnello, alla carne con salsicce e vitella, quello che possono essere le ranocchie, quelle che sono le fregnacce, quello che è la classica pizza fatta in quantità davvero notevole. Sentirete tutto questo racconto perché vi porteremo all'interno delle cucine, vi faremo vedere come vive una festa, quello che è una festa, come si lavora in una festa. Chi si siede al tavolo durante una festa sa di mangiare bene, ma non sa quello che c'è dietro la cucina, quante sono le persone che lavorano da volontarie in questa situazione, che si sentono volontari e che danno il proprio contributo per una manifestazione così bella e importante. Sì, è il 14º Trofeo Umbrania, è un'iniziativa che portiamo avanti appunto da 14 anni, l'aveva iniziata mio padre e poi Enrico Bastioli, promotore di questa manifestazione, ha voluto fortemente intitolarla a papà da quando è mancato. Oggi è stata una giornata bellissima, il tempo sembrava incerto, ma poi alla fine ha retto per fortuna. È veramente fantastico vedere questi ragazzini gareggiare e competere, i più grandi addirittura con un approccio molto molto professionale. Lo sport è una scuola di vita. E il ciclismo fa crescere anche sani fisicamente, perché comunque uno fa attività e cresce sano fisicamente. Quindi bisognerebbe cercare di coinvolgere sempre più giovani, sempre più ragazzi a questo tipo di discipline, perché sicuramente fanno bene all'approccio anche alla vita. Allora, Umbrania di cosa si occupa? Umbrania produce tappetini per automobili e li produciamo direttamente per le case automobilistiche. Umbrania, così per dare un parametro, è l'unico fornitore italiano di Mercedes-Benz. Quindi noi forniamo direttamente la Mercedes tedesca e dei 5 fornitori mondiali che Mercedes ha, Umbrania è l'unico italiano. Quindi siamo orgogliosi di questa cosa e diciamo che questa cosa in questo momento di crisi ci ha aiutato molto, perché siamo in controtendenza. Negli ultimi anni abbiamo assunto personale e siamo in crescita con il fatturato. Rappresentata qui da Andrea Boldrini, e facciamo un grandissimo applauso ad Andrea per questo impegno continuo per 14 anni. Ma è evidente che il nostro pensiero va al terzo memore di Antonio Boldrini, un grande uomo di sport di cui vanno i nostri sentimenti, e un grande applauso da parte vostra. Prima di procedere alle premiazioni è logico ringraziare, fare i ringraziamenti di rito.
Chi vogliamo ringraziare? In primis le società sportive. Senza le società sportive è inutile che andiamo in giro, le corte non le facciamo, eh. E poi tutti i ragazzi dal primo all'ultimo sono stati bravissimi. È vero che siete stati bravissimi? Facciamo un applauso alla ragazzina che sta all'ospedale che è caduta, facciamo un grande applauso di pronta guarigione. Come ringraziamo il gruppo ciclistico Bevagna rappresentato dal presidente Daniele Moretti, facciamo un applauso anche al gruppo ciclistico. Ringraziamo il centro sociale di Capro che è rappresentato da me in qualità di vicepresidente, che da 31 anni facciamo questa bellissima manifestazione. Sapete che in 30 anni abbiamo versato come solidarietà all'associazione Umbra per la lotta al cancro 150.000 euro, perché i nostri sacrifici vanno per coloro che ne hanno bisogno, e purtroppo dobbiamo dire che anche 5 persone del nostro comitato ci hanno lasciato, e quindi li ricordiamo sempre. E vogliamo ringraziare anche il gruppo del CB Bevagna che stava lì, della Protezione Civile, la Croce Rossa, il dottor Properzi, facciamo un applauso anche al dottor Properzi. E ringraziamo anche la Bocciofi, la città di Bevagna, che sempre ci mette a disposizione questo spazio. Il presidente è questo signore che sta vicino a me, che diciamo grazie. Via con il Festival della Pizza al Piatto, 31esima edizione. Eccole le pizze che escono fumanti e che vengono portate al tavolo. E adesso linea alla cucina. Grazie. Beh, una ripresa apposta. No, non ce l'hai. Gira per la Bruna, gira di contrario. Vediamo quello del mezzo. Elisa, ti emozionare. Vedi, fate la prova di ragazzi lui. La farina è particolare, semola, che cosa? Semola di rimacinata. Rimacinata, perché così almeno non si attacca. E no, quando brucia il forno non è cancerogena. Ecco. Invece abbiamo il mega pizzaiolo velocissimo. Una francescana. Capace di fare pizze in una maniera velocissima. Due margherite. Pizze. Siamo arrivati anche a 500, lo scorso anno. Una serata 500 pizze. Dalle 7 e mezzo alle 10 e mezzo. Tutto 29.
margherite col cotto, via. La scaiola è una capricciosa al 6. Al 6. L'ultima al 6. Allora, quanti grammi deve essere una pallina per fare la pizza? 220. 220 grammi deve essere, precise. Sì. Hanno misurato tutte, 180. Ma l'esperienza oramai è più o meno. No, dai. No. Vado dalla più bella di tutti, della signora Edvige, addetta alla insalata. Ma come mai l'insalata di Edvige è così buona? C'è un segreto. C'è un segreto. Adesso te faccio come tagliare le due. Comunque sei chi lo sa. Bella quella torta, bella. Ci riguarda. Allora, una margherita, una quattro stagioni al 7. 7? 7. Aspetta che Nicola viene qua qui. Di chi è questo? Per Fabrizio. Fabrizio. Salve! Salve! Allora, no, lavoriamo, Salve! Salve! No, perché dopo sono la porti qua da più, se ne vuole più caldo. Buonasera! Buonasera! Venghino, venghino! Oh, buongiorno, signore! Lei è quello che stava al bar? Esatto! Gli fanno fare 16-18 ore di lavoro al giorno? Quello sempre! Non niente! Andrea! Siamo poliedrici! Pomeriggio al bar, stasera a servire. E la notte non si dice. E la notte non si dice. E la notte. Pronti. Non va a guardare al fatto. A me fa una francescana. Arrotiamo i coltelli e partiamo. Non è per me il coltello. No, è spunto. Questo è spuntato, vedi? È spuntato, questo è solo per il tasto. Questo è solo per le piadine, per l'auretta. Ecco, l'auretta. Io invece faccio il prosciutto qui. Ah, ecco, quindi ci stiamo affettando il prosciutto. In rigoroso ordine... A margherita. A margherita. A margherita. Vedi? Vedi? Vedi che roba? Qui invece farciamo o prepariamo? Spianiamo. Spianiamo, ecco, siamo allo spiano. Fregnaccia. La fregnaccia. La fregnaccia. Fritta, ovviamente, la fregnaccia. Ecco, dolce e salata. Dolce e salata. Dolce e salata. E con la Nutella. E con la Nutella. Ma veramente mi davamo anche meno soddisfazione, con Mario, la macchina carta, intanto per certo, è andata. Queste sono le famose fregnacce dolci, giusto? Ecco. Mettere giù.
Queste sono le famose signore delle ranocchie, giusto? Sì. Ecco. Sì, sì. Ecco. Pagato. Quanto tempo hanno di cottura queste ranocchie di solito? Dai 35 minuti ai 40. Ah, un fritto 35-40 minuti, carne dura della ranocchia. Temperatura adesso si abbassa. Alla partenza si va in alto. Passano le salame. Sì. Allora, la ranocchia si fa solamente fritta o c'è anche altro modo per farla? Si stava a farla anche alla lacrima, con il cognac. Ecco, alla lacrima con il cognac. Però diciamo che noi siamo oramai... Noi facciamo solo frittura. Nella frittura. La civiltà contadina mangiava la ranocchia fritta. Ecco. Tutta intera. Ecco. Invece queste sono solo cosci. Queste sono solo cosci. Bene, lui mette il sale, gira. Ma no, si doveva prendere le patatine. Ecco, non è che è andata via. No, ecco. Se mancherebbe. Non sgattaiola, insomma. No. Ecco. Abbiamo preso le patate. Ora le mettiamo. Ora le mettiamo fritte. Eccoci qua. Le famose patate di Piranha. Esattamente. Ed eccoli i protagonisti della sagra della pizza al piatto, che servono le salsicce, come giustamente recita il nome della sagra, insomma, no? Ma sono rigorosamente umbre queste salsicce? Rigorosamente umbre. Rigorosamente di Bevagna. A chilometro zero. Zero. Perché a Bevagna, insomma, gli fate la porchetta più buona del mondo. Le salsicce saranno uguali, insomma. No? Direi di sì. Dico che fa un certo frescuccello qui vicino a questo capito, Lei oramai è abituato, consideri che fino al 2 d'agosto gli tocca sta qui. Sempre. Già sto anni, eh? Già, ci siamo visti spesso qui davanti al fuoco là. Sì. Buonasera, quelle invece sono spuntature, che cos'è quelle? Questi sono spiedini misti. Questa è pancetta di vitella, ecco, sulla griglia. Eccezionali, eccezionali. Con bicchiere di vino specialmente locale. Okay. Allora poi dopo sta con me. Ecco. Sta con me. È come se mangiava una volta, insomma. Ma il problema non è mangiare, il problema c'è nel fuoco, secondo me. No, ma noi diciamo col fuoco siamo molto malleabili. Sentiamo sempre freddo. E allora sta come quando capita che scaldasse. Vede lui come sauna. È lui che fa la sauna. Adesso vi saluto perché qui fa troppo caldo. Così lei sarebbe quello che non fa nulla, giusto? Sì, Il sorvegliante. Sorvegliante. Il controllore. Controllo lui. Controlla lui che è no. Secondo me è un po' non lavora molto. Non c'ha voglia di fare niente. Bisogna riprenderlo, sono le prime sere, riprendiamolo per bere, se no finiamo male. Questi sono i famosi gnocchi ripieni, sì, vero? Ecco, aspetta. Allora, come sono fatti questi gnocchi ripieni, signora? Gnocchi di patate, ricotta e formaggi. La ricotta. Sì. Mette il sugo. Se li volete dovete venire qui, se no non li mangiate. Ecco. Saranno anche belli a vederli alla televisione, ma il sapore vi posso dire che è molto di più. Anche la tartarella che ti sta bene. Ecco per Alessandra. Ha ripassato il sugo. Un altro, aspetta. Tutta salute. Salute.
Allora, no, non so fotogenico. Tre consigli per fare una buona pizza a casa. Intanto il forno, che dovrebbe essere... Il tempo e la passione. Il tempo e la passione. Però è vero che una pizza in pizzeria dovrebbe cuocere in circa 3 minuti, sbaglio? Sì, dipende dal tipo di forno. Di forno. Attento. Prego. Buon appetito, eh? Grazie. Volete cucinare io le patate? Ah, aspetta. Ma no, ma non hai mangiato? No, no, devo fare il cosa. Io stavo... Ciclisti però, eh? Lei è il famoso artetto al vettovagliamento. Yes, 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 yes. Parla 6 lingue, mi hanno detto. No, 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 1 e mezzo. 1 e mezzo. Allora, là, dove la vedi? Io ce l'ho. Buonasera, ci disturbiamo, eh? Buon appetito. Guarda cosa scritto sul foglietto. Guarda l'intervista. Gine, la vuoi? Non mo facciamo un tavolino. Io capisco che lei faceva prima. Buon appetito. Vieni qua, ma tu sei il più piccolo di tutti oppure no? Sì. Sì, sei il più piccolo cameriere della festa di casa. Sì. Vai. Ma lei da spello... No, io non è, da spello ci sto sempre, però no, di dovere. Non mi fa parlare che tu mi riprendi, perché io vengo di male. Lei è di spello. Diciamo che sia di spello, là. A mezza strada, via, a minga, ho capito. Appetito. Grazie. 5 minuti non va bene, c'è qualcosa. No, presidente, però non si arrabbi sempre, no? Che è successo? Che è successo? Con chi si arrabbia? Un fulmine, oggi ce ne abbiamo avuti in tutti i colori. Tutti i fulmini, le cascate, di Aurelio. Però ci ha regalato una serata che è meravigliosa. Delle volte c'è sempre qualcuno che ci aiuta, speriamo che questa è la realtà, sperando che questo tempo finalmente domani, poi da lunedì si rimette buono, questo che quello che ci comporta che venga il tempo buono. Ha un gruppo di capro che è meraviglioso, lei lo sa. Questo è vero, infatti l'ultima volta quando abbiamo fatto lì a Perugia all'altro, ho ringraziato prima di iniziare tutti quelli che mi danno una mano, perché logicamente da solo non ci riuscirei. Vorrei che tutto funzionasse in modo corretto, ma delle volte non è possibile, questa è la realtà. Questa è, però, ogni tanto fa bene, ogni tanto. Però logicamente no, una controllatina, una cosa di là orecchia da qualcuno, perché logicamente tutti grazie di chi ci dà la mano, però logicamente ci stanno anche delle piccole regole da poter certo. Tenere e cosare, perché sennò diventerebbe tutto un tutto giro, facile, tutto, certo. E questa è la realtà. È la prima vera.